Boker Tov, Boker Or, la nostra carissima René, Rachel Chiara, Francesca, Rivka Rossella, per fortuna, tornata, e c'è un giorno senza non possiamo, e dal mare di Catania, e voilà! Di qualcosa così si vede il mare? Che Ruth? bellezza, oh, fa piacere. Ah sì, Eccolo al perché... mare, Ecco. che bello, mamma mia. Fantastico, grazie, grazie mille. Allora, questa lezione, allora, questa settimana dedicherò le lezioni Lei Lui Nishmat Rivka Bat Reuven, che come vi dicevo ieri era la nonna di questa cara famiglia, questi cari amici di Milano che ho, e le Rfuah Shlemah di Chaim Roberto Ben Miriam Lau, e le Nishmat Rotim Miriam Bat Rachel Ben Yeshua. Allora, C'ho una, io vi ho... scusa Sara, scusa, c'ho una refua importantissima. Jacob, ti ricordi il nipote di Liora Linda? Il secondo Ancora nome? non sta... Ancora non sta bene, mannaggia. No, Se mi ricordo. dovrò andare nel WhatsApp quando me l'aveva mandato su. Mi sembra Yermia o qualcosa del genere, Yoshua. Dopo Forse cercherò e guarderò. Ishayahu, forse, perché era come mio figlio, però non sono sicura al 100%. Sì, tu dici? Perché Linda me l'aveva mandato a suo tempo. E, ecco Esther, ciao Esther, ciao Comunque, Trieste. mi raccomando le prossime, se riesci a ricordare. Sì, no, Jacob certo. ben Sheila Shulamit. Allora, Yaakov Yeshayahu, hai ragione Rachel, Yaakov Yeshayahu, Ben Sheila Shulamit. Grazie, Refuah Shlemah Mushlemet. Amen, 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 amen. Amen, E allora, non so se amen. avete notato, dalla pianta siamo passati a sempre una pianta ma fiorita. Cosa sono? Rose? Vedo bene. Grazie, Esther. Siamo passati alle rose. Esther, sì, stavo mettendo le... Ok, allora, detto ciò, ragazzi, passiamo subito velocemente alla Yom Yom. Lunedì, Yom Sheni. Hafdal Nisan, 24 Nisan, 5782, 25 aprile, che è il compleanno civile di mia sorella Miriam Batrachel Yoshua, che avrebbe compiuto 54 anni. Tieni shmatat zrora vitzrora chaim, yeisi chrabaruch, amen, che ne razzon. Allora, la Yom Yom di oggi. Allora, questo elemento non positivo, non buono, in realtà ognuno di noi ce l'ha. Chi molto di più, chi molto meno, come uso dire. Dunque, noi questi giorni, e vi ho mandato anche tutte le foto ieri, stiamo studiando nella Parashat Acharei Mo tutto il servizio del Kohen Gadol, il giorno di Yom Kippur, Mishkan Bet HaMikdash, e abbiamo questi due Seirim, uno per Hashem e uno la Azazel, no? Questo capro, pardon, espiatorio, nel vero senso, cioè, questo. Diciamo, questa espressione, no, che si usa dire caprio espiatorio è l'origine proprio di questo capro che veniva mandato l'Azazel per espiare i peccati del popolo e che rappresenta dunque il male e veniva, come abbiamo studiato, esiliato in Azazel in una terra desolata e questo era la fine del servizio nel Tempio, nel Betamitash. Dunque, e che rappresenta il male che abbiamo in noi. Dunque, qualunque essere fisico, dicerebbe, creato ha inevitabilmente un elemento negativo. E come questo capro, questo elemento negativo che ognuno ha, si può e si deve bandire, relegandolo in una terra desolata, allontanarlo il più possibile da noi. Questo per quanto riguarda la Yom Yom di oggi. E passiamo velocemente al terzo round della Parashat Harimot, siamo a pagina 487, seconda chiamata, e siamo sempre studiando dunque il servizio del Kohen Gadol nel Beit HaMikdash. Allora, oggi vediamo brevemente. Allora, ci siete? Siete tutte con me? Ci Ok. siamo. Allora, cosa dovrà fare sempre il Kohen? Uscirà
da quella parte del santuario dove ha spruzzato il sangue, vi ricordate, col dito, eccetera, dirigendosi verso l'altare Toro, che è davanti a Hashem, ma in un'altra parte del santuario. E farà espiazioni su di esso, dunque su se stesso, in questo modo. Prenderà assieme un po' del sangue del toro, vi ricordate che lui doveva offrire questo toro di sua proprietà, poi del sangue del capro, lo metterà sulle sporgenze dell'altare tutto intorno. E qui guardate la foto che vi ho mandato ieri. Ok, per 7 volte spruzzerà sopra col dito un po' del sangue, lo purificherà dalle impurità precedenti e lo consacrerà per un utilizzo futuro, liberandolo dalle impurità dei beni Israele. Quando poi avrà terminato il rito di espiazione per il santuario, per la tenda del convegno e per l'altare d'oro, presenterà il capro vivo. Aaron, e qui vi ho anche mandato la foto di Aaron che posa entrambe le mani sulla testa del capro vivo, confesserà su di lui tutte le colpe, i peccati e le iniquità degli Israele, tutte le loro ribellioni, i loro peccati involontari, li porrà sulla testa del capro e lo manderà via nel deserto per mano di un uomo designato il giorno precedente. Ish Iti con la Ain, Iti è questo uomo designato da Et, dal tempo, cioè da un giorno precedente. Il capro porterà su di sé in una terra desolata tutte le loro colpe, tutte le colpe del popolo, e l'uomo che appunto sarà designato ad accompagnarlo lascerà libero il capro nel deserto. Dopo l'offerta dell'Olà, Aaron entrerà nella tenda del convegno, si toglierà gli abiti di lino che indossava, come vi ricordate, quando era entrato nel santuario, e là li lascerà per non usarli più per un altro Kippur, cioè non li può riusare. Sono una volta all'anno può usare quei abiti e solo per quell'anno. Però prima di tutto ciò avrà immerso il suo corpo nel mikve, dunque nella corda rituale, in un luogo sacro che è il cortile esterno. Avrà indossato i suoi 8 capi di vestiario, quindi cerimoniali, e inclusi quelli d'oro, e così vestito sarà uscito nel cortile e avrà offerto la propria là, e sia la sua, quella per espiare i propri peccati, i peccati della sua famiglia, sia quella per il popolo. E così avrà fatto espiazione a proprio favore e a favore del popolo. Tutte insieme, Perek Tezain, capitolo 16, Pasuk Chai 18, Yutre. Ve'yatza el ha-mizbeach. Ve'yatza el ha-mizbeach. Asher lifnei Adonai. Asher lifnei Adonai. Ve'chiper alav. Ve'chiper alav. Ve'lakach midam ha-par. Ve'lakach midam ha-par. Umidam ha-sa'ir. Umidam ha-sa'ir. Ve'natan. Ve'natan. Al karnot ha-mizbeach. Al karnot ha-mizbeach. Saviv. Saviv. Facciamo ancora un passo. Ve'hizah alav min adam. Ve'hizah alav. No, aspetta un po'. Ve'hizah. Sheva pe'amim. Sheva pe'amim. Ve'tiharo. Ve'kidsho. Ve'kidsho. Mit'umot bnei Israel. Mit Bene Israele. Vediamo Rashi a 486 in fondo, penultima riga, 19. Ve'isala min adam, hash natan matanot be etzba'o al karnotav, maze shivaza o al gagu. Ve'tiaro min mashe avar, di kichon atid lavu. Dunque lo purifica dal passato e lo santifica per il futuro. Ok, andiamo, vado avanti veloce. וחילה מכפרת הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי ושמח בפת שומעים ואינטרלג ושמח אהרון פוזידדת אנקי קיפו לג'ר את אידאה לסנומן בנטה ושמח אהרון את שתי ידיו ובמני על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי המדבר. Venasa sair et kol avunotam el eretz zera
ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אלו על מועד, ופשט את בגדי הבד, אשר לבש בבוא אל הקודש, והניחם שם, ורחץ, ורחץ את בשרו במים, במקום הקדוש, ולבש, ולבש את בגדיו, ויצא, ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעדה. Ecco, pure mi siete beccate stamattina. Okay. Allora, ragazzi. Ecco, oggi facciamo, ci rifacciamo di ieri, che era lunghino. Okay. Sara, allora. Ma perché, Sara, scusa, ma perché io questo l'ho letto tutto Shabbat? Cioè, perché, ma voi state indietro, che l'hai letto. Come funziona? No, no, perché allora, prima... Allora, voi l'avete letto Shabbat perché come spiegavo ieri... No, l'ho letto sei... io, l'ho letto io perché non sono andata al Tempio, ma, però l'ho letto ma tutto. È quello che avete... Allora, l'ho spiegato ieri ma sei entrata alla lezione dopo che l'avevo spiegato, dunque te lo rispiego brevemente. Voi Shabbat non era Pesach, ok? Non potevate mangiare Hametz per, ovviamente... Sì, per un'altra cosa, perché certo. Non avevate il tempo, eccetera. Però, di fatto, non era Pesach, dunque era un Shabbat sì. Normale. Dunque, siete tornati a Shabbat normale si legge la Parashat. E avete letto Parashat Haremot. Noi però in Italia, che era Chag, per voi era capito. Pesa, dunque non abbiamo letto la Parashah, ma la lettura dell'ottavo giorno di Pesa. Dunque noi leggeremo Parashat Haremot questo Shabbat e voi l'avete già letto. Ho capito. Però siccome la lezione parte da Milano, allora si segue l'ordine. No, perché... quello che stai dicendo me lo ricordavo sia in italiano che in ebraico. Bravissima, detto... bravissima. Ok, sì. Scusate che vi ho fatto ripetere. No, ci mancherebbe. Allora, adesso siamo a pagina 121, Samech Aleph, prima riga in alto, e subito dopo la parentesi. Dunque, bisogna tenere presente, ok? Come, allora qui ci dà l'esempio di come ci si comporta con un re mortale, ok? Dunque il timore, nella sua sostanza, ha per oggetto la natura intrinseca e la potenza di colui che si teme. Dunque non è il corpo del re che si teme, perché per esempio quando dorme non è che si ha paura di... Certamente la sua natura intrinseca e la sua potenza non sono percepite dagli occhi del corpo, ma sono solo, dagli occhi della mente. Qui sono d'aiuto gli occhi del corpo, ovviamente. Gli occhi della mente passano attraverso gli occhi del corpo, che percepiscono la sua statura e il suo manto. In tal modo ci si rende conto della potenza del re, che è vestita dunque di lui. E così questo esempio per noi rispetto al re dei re, a Kadosh Baruch Hu, dunque noi, le persone, uomo, donna, deve temere veramente quando scorge con gli occhi fisici, perché è quello che abbiamo, i cieli e la terra, tutte le loro schiere, dei quali si veste la luce di Ein Sof Baruch Hu, che dà loro vita. Ecco l'esempio. E vediamo anche leggermente la nota. Si può vedere anche con la vista degli occhi che si annullano al cospetto della luce di HaKadosh Baruch Hu, visto che si prosternano ogni giorno ad occidente al momento del tramonto, e secondo il commento dei rabbini, Sonam Ibrahah, è scritto in Nehemia 9:6, e le schiere celesti si prostrano dinanzi a te. La Shekhinah, si dice che la Shekhinah dimora ad occidente, ne consegue che l'orbita giornaliera delle schiere del cielo verso occidente equivale al prosternarsi ed all'annullarsi, come poi ben spiegato nel Talmud nel trattato di Sanedrin 91b e nel trattato di Baba Batra 25a. Anche uno che non ha mai visto il re e non si è affatto in grado di riconoscerlo, non ha mai visto, parliamo di epoche passate, oggi vabbè, foto, internet, tutto si sa, si vede, ma un tempo tantissimi sudditi non conoscevano il viso del re. Tuttavia, se entra nel palazzo reale, vede molti principi onorati che si prosternano di fronte ad un uomo, viene preso da timore e reverenza, ok? Dunque, automaticamente.
Dunque, benché si tratti di una... allora, sì, abbiamo parlato di queste vesti, no? Del re. Dunque, ci sono diverse vesti, però non c'è in realtà nessuna differenza, spiegherebbe, o diversità nel timore per un re mortale se è svestito o vestito di una veste o di molte vesti. Cioè, questo il suo essere ricoperto, corpo senza veste, con una veste o diverse, non cambia il timore verso la persona, è quello che rappresenta. Dunque, l'essenziale è l'esercizio col quale si abitua la propria mente, il proprio pensiero, a considerare, in modo che si fissi per sempre nel cuore e nella mente, che tutto ciò che si vede con i propri occhi, in questo caso, come vi ho detto prima, i cieli, la terra, ogni cosa contenuta in essi, costituisce le vesti esteriori di HaKadosh Baruch Hu. Dunque, se non rimaniamo ammaliati, affascinati, incantati, impressionati dall'immensità del cielo e dei mondi superiori e dell'universo e dell'infinito creato da Hashem e nel quale Hashem si trova, questo non è altro che le vesti esteriori di Hashem. Dunque, in questo modo, l'uomo si renderà conto, tramite questa riflessione profonda, si renderà conto in ciascun momento di quale sia l'essenza e la vita di questi mondi, di questi cieli, che è ovviamente Hashem. Questo è anche implicito nella parola emunà, fede, che è un termine che sta a indicare un esercizio, quello a cui l'uomo deve abituarsi, come un artigiano che esercita la propria mano. E infatti emunà, esercizio, emunà, fede. Omanut è appunto una dote, un esercizio, un lavoro, c'è un altro termine che vuol dire anche un artista, e Oman, dunque artista, artigiano, dunque hanno tutti la stessa radice. Perché? Non a caso, perché la emunà è qualcosa sulla quale bisogna lavorare e alquanto ardimente. Allora, vediamolo qualche minuto, ci ho preso gusto ieri leggerlo in ebraico. Ovviamente, se vi dicevo parola per parola sarebbe più facile, ma adesso l'argomento è chiaro, avete sentito quasi testualmente in italiano, vediamolo in ebraico. Ve'ozot iskor, dunque iskor ricordare, chi? Un attimo che devo aprire la porta, scusate, c'è un ospite importante, è arrivato. È arrivato giusto in tempo per vedere. Allora, ve ho già discorso. Moshe ben Melech, re, Bassar Vadam, carne e ossa, e letteralmente carne e sangue, ma vuol dire carne e ossa, e Kareira imiuto vechaiuto velo migufo. Dunque, il timore che si ha per un re è perso la sua interiorità, la sua vitalità, e non del suo corpo. Quando dorme, en shumirami men vehim pnimiuto vechayuto en nira lene basar rak bene asechet al yedei riyat ene basar begufo ulvushav sheyodea shechayuto milubash betocham veim ken kacha mamash yesh lo liyirat Hashem al yedei riyat ene basar bashamayim vaaretz vechol tzva'am asher or ein sof baruchu melubash bahem lachyota. Salto la parentesi che vi ho sì detto, ma per concludere, dunque diverse vesti, non c'è nessuna differenza, dunque il timore verso il re umano, sia che sia vestito di un indumento, sia che è rivestito di diversi indumenti. Scusate, ma io ho due porte che devo aprire. Eccomi. Ecco,
אלא עיקר הוא ההרגל להרגיל דעתו מחשבתו תמיד להיות קבוע בליבו מוחו תמיד אשר כל מה שרואה בעיני בין אב השמיים והארץ מלוא הכל הם לבושים החיצוניים של המלך הקדוש ברוך הוא. נוקו אביטוארסי אבדירי אה approfondire, ecco, questo concetto che tutto quello che vede il cielo, la terra e tutto quello che è in esso sono solo delle vesti esterne di Akadosh Baruch. E tramite ciò vi alle desei scortami da primiutam vechaiutam, dunque vedendo l'esterno rifletterà sull'interno, sull'origine, sulla fonte di tutto questo creato. E qui conclude, e Muna abbiamo detto, Shulashon regilu, shemargila adam et atzmo, la persona si abitua, kmo oman ameameni adam et atzmo, come un artista che si esercita la sua arte. Allora, adesso abbiamo una sorpresa per oggi, ragazze. Allora, vicino a me, signora Francesca, le presento un ragazzo qui vicino a me, che oggi, allora, prima sentiamo, vieni un secondo, non so se, eccolo, lo conosce signora Francesca? È figlio di Francesca. Ciao amore, ciao amore mio. Ciao. Eccolo. Tanto mettiti comodo, Tommy, metti la kippa, il cappotto e poi ti rimetti vicino a me. Nel frattempo c'è René, avete visto che ospiti d'onore io ho in casa? Allora, siamo, René, vai. Allora, siamo nel 24 di Nissan e i Teilim vanno dal 113 al 118 compreso. Fantastica. Devo averne, ma non so dove. Allora, abbiamo questi salmi che riconosciamo tutte. Sono i salmi che formano. Ce lo legge Ruven. I seguenti sei salmi formano una sola unità di lode conosciuta come Hallel, che viene recitato in tutte le festività per commemorare i tempi del riscatto nazionale dal pericolo. Questi salmi contengono i temi fondamentali della fede ebraica come l'esodo, l'apertura delle acque del Mar Rosso, il dono della Torah sul Monte Sinai, la futura resurrezione dei morti e l'avvento di Mashiach. Il trattato di Psachim 118a. I canti rappresentano Dio come il padrone dell'universo che guida e forma la storia dell'umanità secondo il suo disegno. Grazie, Rubén. Avete sentito? Siete riusciti a sentire? Sì? Okay. Sì. Ecco, allora, oggi abbiamo l'Allel. Allora, vedete, oggi è arrivato Reuven, e Reuven, che è il primo dei 12 figli di Yaakov, il primo delle 12 tribù, che e partiamo con l'Allel. Allora, che abbiamo letto tutti gli 8 giorni di Pesach, come ha ben letto e spiegato Reuven, ha ripreso appunto l'esodo, la portura dell'acqua del Mar Rosso, dunque siamo molto a tema, e questi giorni abbiamo letto l'Allel. Adesso lo canteremo tutti insieme. Allora, prima lo leggiamo. Alleluia. Allelu avde Adonai. Allelu etchem Adonai. Yehi etchem Adonai mevorach me'atta ve'ad olam. Mimizrach shemesh ad mevo. Mehulal shem Adonai. Ram al kol goyim Adonai al hashamayim kibud. Mi kadonai Elohim hamagbid ha'shave. Hamashpid lirot bashamayim var. מקימים אפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, מושיבי עקר את הבית, הם הבנים שמחה הלוויה. ידסו, קנטיאמו תותים סיימת ומסיקנת על תים. ישראל, מי מצרים, ויהיה.
Allora, Ruth, aspetta un secondo. Ruth, siamo contentissime di sentirti. Però sentiamo anche il mare. Sentiamo anche il mare. Allora, ecco, canta con noi, cioè, in muto, non perché non abbiamo, anzi abbiamo molto piacere a sentirti, però non sei da sola, c'è il sottofondo e al mare. A proposito di mare, male hayam kitanus hayarden tisovle achot hearim tirkedu chelim gevaot kivnei tzon milifne adon חולי ארץ מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור אגמיים, חלמיש מיינו מים. 115 קוטט, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיינה אלוהיהם ואלוהיהם בשמיים? כל אשר חפץ עשה, עצביהם כסף וזהב. Ma sei ידי אדם. פה להם ולא ידבר. עיניים להם ולא יראו. אוזניים להם ולא ישמעו. אף להם ולא יריחון. ידיהם ולא ימישון. רגליהם ולא יהלכו. לא יהגו בגרונם. כמוהם יהיו עושיהם. כל אשר בוטח בהם. ישראל בטח באדוני, עזרם ומגינם בו. בית אהרון ביטחו באדוני, עזרם ומגינם בו. יראי אדוני ביטחו באדוני, עזרם ומגינם בו. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון. יברך יראי אדוני הקטנים עם הגדולים. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם, הללויה. כן, תוסיף לי שיקוף תזי. אהבתי כי שמע אדוני את קולי תחנוני, כי היתה אוזנו לי ובימה יקר. עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאו ומצרה ויקון אמצא, ובשם אדוני יקרא. אנה אדוני מלתה נפשי, חנון אדוני וצדיק ואלוהינו מרחם. שומר פתאים אדוני דלותי ולי יהושיע. שובי נפשי למנוחייך, כי אדוני גמל עלייך. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדך. את הלך לפני אדוני בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי כל אדם חוזר. מאשיב אל אדוני, כל תגמולו היה עליי, כוס ישועות אשא. ובשם אדוני יקר, נדרי לאדוני השלם, נתנה לכל עמו, יקר בעיני אדוני, אמבת לחסידיו, אנה אדוני, כי אני עבדך, אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסרי, לך אסבח זבח תודה, ובשם אדוני יקרא, נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני, בתוכחי ירושלים הלוויה. ידעסו ראובן שלג'ה, לפרק 117. Alleluia et Adonai kol goyim shabehuhu kol ha'umim ki gavar ki gavar gavar
Aleinu Chasdo Ve'emet Adonai Leolam Alleluia. E vai! E vai, bravo, bravo! Gli ho insegnato a leggere, voglio un po' di risultati anch'io. Con la Kavod Reuven. Fantastico. Allora, l'ultimo di oggi, Vodula Donai Kitto, tutte insieme. Chi? Chi Leolam Chasdo. Chi Leolam Chasdo. Yomruna Israel. Chi Leolam Chasdo. Yomruna Betaron. Leolam Chasdo. Yom Runai Re Adonai. Leolam Chasdo. Mina Metzar Karatia Anani Bamerchavia Adonai Liloira Mayase Li Adam Adonai Li Beozrai Vani Erebesom Ai Tovla Chasot Badonai Mibtoach Badam Tovla Chasot Badonai Mibtoach Bindivim Col goim sevavuni beshem Adonai chiaminam sabuni gam sevavuni beshem Adonai chiaminam sabuni chidvorim toachu kesh kotzim beshem Adonai chiaminam dacho dechitanin in pol Adonai azarani ozi vezimratia vairi dishua kolrina vishua beaole tzadikim yemin Adonai osachai yemin Adonai romema ימין אדוני עושה חיים, לא אמות יחיה. ואספר מעשיה, יעשור ישרניה, ולמוות לא נתנני, פיתחו לי שערי צדק, אבובם עודיה, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. עודך כי אני תני, ותהי לי ישועה, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאה בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, ברוך הבא בשם אדוני, ורחמכם מבית אדוני. אל אדוני ויער לנו, איסרו חג באבותים, עד קרנות המזבח, אלייתה ועודקה, אלוהי ירוממך, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, לה 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 לה. E 121, allora 121, noi abbiamo la detta al Perek del Rebbe, ma in italiano ce le leggerà il suo figlio prima, vai. Nella serie questo salmo è diverso dagli altri perché non è definito cantico dei giardini, gradini, cioè un canto di ascesa, ma è dedicato ai gradini. All'ascesa, sì. Esso descrive i mezzi con i quali Israele trova la forza di giungere a sacre altezze, onde ascendere fino alla gloriosa presenza di Dio. Il Salmo parla della costante protezione di Dio, pertanto recitare questo Salmo è particolarmente adatto ai tempi di crisi. Canto dei gradini, alzo gli occhi verso i monti, da dove verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene da Hashem, creatore del cielo e della terra. Aspetta, allora facciamo un passucchi in italiano da Ruven e uno dalla mamma. Allora, mamma, fai uno e due, poi uno uno. Shir la malot, esai nai ele arim, miain yavo esri, esri meim adonai, ose shamaim avarez. Non andare avanti? Non ho capito. Sì, sì, no, allora lui uno in italiano. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, il tuo custode non dormirà. Vai. Alitella motra gleca, agli annunshum reca. Poiché non dorme né sonne che il custode di Israele. Inelo yanum velo ishan, shomer Israel. Hashem il tuo custode, Hashem la tua ombra, la tua destra. Adonai shomrecha, Adonai tzilecha, ayad yeminecha. La mamma che dice al figlio, Hashem shomrecha, Hashem il tuo custode, ok? Bellissimo. Di giorno il sole non ti colpirà nella luna di notte.
יומם השמש לא יחך וירח בלילה. השם תפרטג'ר עד האונימלי וסתדיר על אותו פרסונה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם תפרטג'ר עד האונטרי דאורי פרסמפרי. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Figlio che benedisce la mamma, la mamma che benedisce il figlio. Amen. E io adesso faccio per tutte voi, bellissimo. Mi avete fatto commuovere. Avete commuovere, perché uno dice all'altro che c'è il protagonista. Ho trattenuto il magone. Sì, ah, lo so, è un salvo meraviglioso. Bello, meraviglioso, quello del re. Meraviglioso. Questa cosa che la mamma bene sta benedendo. Il figlio lo dice in italiano, la mamma glielo dice. È proprio bello, bello, bello è stato. grazie a questo. A questo bellissimo bambino. Amore, tesoro. Shirla malote sainae le arim meaine avusri. Esrimei madonai osse shamai vaarez al itten lamot raglecha al yannum shomrecha inello yannum velo isham shomer Israel Adonai shomrecha Adonai tzilcha liad yeminecha yomam hashemesh lo yateka veareach balayla Adonai shmorcha mikorra ishmor et nafshecha Adonai ishmor tzilcha vuoi un attimo meatta le adola mettiamo Ruben e li mettiamo tutte ultimo scuta allora questo era scuta Rabbi Menach Mashiach Yadina Lai dal col avai dal col mi spesso mi strere fune dal col o aveve ton che Israele e adesso Rabbani scuta Rabbanita Zitkanita Gena Lai dal col avai dal col mi spesso mi strere fune dal col o aveve ton che Israele shir hamma alot le David שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, איש לה היו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי הדבר הנא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה. חזק וברוך התותי ריקובטו כללציון, עילוי נשמת רבקה בת ראובן, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, יהי זכרה ברוך, כלשת וברמנטה, דור ישרים יבורך, פיניפוטי, פרוניפוטי, כסגונו לוויה דה לתורה דה למצוות, קומפני מיהי הפולטו די פרגיירה, ג'ורנליירה, לורו, לורו, פילי, ניפוטי, פרוניפוטי, che Hashem li protegga tutti, amen, e le rua shlema umushlemet di Chaim, Roberto Chaim ben Miriam Laura, e abbiamo detto di Yaakov Ishayahu ben Sheila Shulamit, amen, che ne razzon, rua shlema umushlemet, ramach e varav e shassag, amen, che ne razzon. Detto ciò, vi auguro una meravigliosa giornata. Anche a te. Noi andiamo a studiare e vi salutiamo. Arrivederci, a domani. Ciao. A domani. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao al mare di Natania. Ciao Pita. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Allora, un attimo.